comincia a entrare nel vivo dei festeggiamenti a Gatini. Stamattina erano in tantissimi ad attendere in piazza Duomo l'uscita delle due carrozze del Senato. Una berlina settecentesca e una più piccola, con le quali il sindaco e altri rappresentanti dell'amministrazione hanno raggiunto, come ogni anno, la chiesa di Sant'Agata alla Fornace. Da qui, intorno a mezzogiorno, è partita la tradizionale processione dell'offerta della cera a Sant'Agata, a cui hanno partecipato le principali autorità cittadine ed ecclesiastiche e gli antichi ordini militari e cavallereschi. La lunga processione, chiusa dalle tradizionali candelore, ha sfilato poi per Via Etnea e ha raggiunto la cattedrale in piazza Duomo.